Circa l'80% di tutti gli animali sulla Terra è costituito da insetti. Ma quanto conosci il loro mondo? Vediamo se riesci a indovinare se queste informazioni sono una leggenda o realtà. Eccola là. Gli scarafaggi possono camminare su due zampe proprio come gli esseri umani. Mito o verità? È vero, e non lo fanno solo per divertimento. Andare su due zampe è più efficiente dal punto di vista energetico, perché il loro cervello lo elabora più facilmente. Se guardi uno scarafaggio da vicino, ti accorgerai che ogni paio di zampe ha una lunghezza diversa dalle altre. Caratteristica che lo ostacola se deve raggiungere velocità elevate. Infatti il suo sistema nervoso potrebbe sovraccaricarsi e confondersi nel controllare tutte e tre le paia di zampe. Quindi sceglie di muoverne solo un paio, quelle posteriori, che sfruttano l'energia in modo più efficiente. E questa? Con la luna piena le zanzare pungono il 500% in più. Mito o verità? È vero, proprio come dei licantropi, le zanzare diventano più aggressive quando la luna è piena. Questo perché usano segnali e recettori visivi per individuare il loro spuntino, ed è molto più facile con la luna piena. Le zanzare individuano il movimento rilevando la radiazione infrarossa emessa da corpi caldi, a distanze fino a 35 metri. Le zanzare di palude hanno una marcia in più. Sono così buongustaie che riescono a viaggiare per 65 km solo per il gusto di mangiare. Solo le zanzare maschio pungono. Ti sembra plausibile? No, anzi, solo le zanzare femmine pungono, sia persone che animali, perché hanno bisogno di sangue per deporre le uova. In media assorbono circa 5 milionesimi di litro con una puntura. Le zanzare maschio invece preferiscono nutrirsi di succhi vegetali, come il nettare, che gli basta per ottenere gli zuccheri necessari e avere più energie. E dato che i maschi non pungono, non possono trasmettere malattie. Le femmine, d'altra parte, possono essere infettate da germi quando pungono persone o animali malati. Ecco la prossima curiosità. I belostomatidi sono insetti che possono raggiungere le dimensioni di un coccodrillo. Vero o falso? Falso, tuttavia è il più grande insetto acquatico sulla Terra, secondo il Guinness World Records, e può arrivare a una lunghezza di oltre 10 cm, praticamente più o meno come la lunghezza di una foglia. Si trovano in tutto il mondo, ma sono particolarmente comuni nel Nord America. I belostomatidi si fondono perfettamente nel paesaggio, con il loro colore marrone scuro che imita le foglie delle zone umide. Sono predatori per natura. Di solito mangiano piccoli girini e altri insetti. Ma a volte abbattono prede più grandi, come serpenti e persino tartarughe. Chi ha incontrato queste creature afferma che le loro punture sono tra le ferite più dolorose per un essere umano. Le mosche possono rovinare il cibo semplicemente posandocisi sopra. Mito o realtà? Purtroppo è vero. Le mosche non solo sono fastidiose, possono anche rigurgitare parte del contenuto del loro stomaco quando si posano sul cibo. E le mosche domestiche sono solo una delle tante specie di mosche che lo fanno. Questo succede perché le mosche non hanno i denti, quindi anziché masticare, usano la loro bocca a forma di cannuccia per ingoiare il cibo. Quando atterrano su quello che sarà il loro pasto, vi secernono succhi digestivi e una volta che il cibo si è liquefatto possono inghiottirlo. Ma il vero pericolo sta nelle loro zampe, non nella bocca. Le mosche si posano in continuazione su cose sporche che possono essere fonti di malattie. Degli studi hanno rivelato che le mosche possono trasferire batteri anche se sono in contatto con un'area per un breve periodo di tempo. Quindi se vedi delle mosche che minacciano il tuo cibo, faresti bene a coprirlo. E se sei in pensiero per la tua salute, non finire quello che stavi mangiando. Le femmine dei belostomatidi portano le uova sulla schiena. Vero o falso? Falso, in realtà depongono le uova sulla schiena dei loro maschi. Dopodiché il futuro padre si porta le uova a mo' di zaino ovunque vada. Per quanto possa sembrarti una cosa tenera, in realtà vederla è piuttosto disgustosa. Potrebbero venirti i brividi lungo la schiena. Un'altra cattiva notizia, anche se sono insetti acquatici, sanno volare. Quindi non guardare solo in basso, perché potrebbero avvicinarsi anche dall'alto. Andiamo avanti.
Le formiche sono uno degli animali dominanti sul pianeta. Vero o falso? Vero. Collettivamente le formiche da sole contribuiscono fino al 20% di tutta la biomassa animale del pianeta. Queste creature sono piuttosto antiche. Sono apparse circa 160 milioni di anni fa e hanno occupato un'ampia varietà di nicchie ecologiche. Di conseguenza oggi contano circa 16.000 specie diverse, con oltre 10.000 trilioni di esemplari. Senti qua, le farfalle sentono i gusti con le zampe. Mito o realtà? Sembra assurdo, ma è vero. Le farfalle hanno i recettori del gusto sulle zampe, che permettono loro di trovare le piante e procacciarsi il cibo. Le farfalle femmine atterrano su varie piante e tamburellano le foglie con i piedi. Questa tecnica serve a spremere i succhi dalla pianta. Le loro zampe hanno spine con recettori che gli permettono di rilevare le sostanze chimiche a loro necessarie nel succo della pianta. E quando la femmina trova la pianta giusta, depone le uova. Inoltre, sia le farfalle maschio che quelle femmina toccano il loro cibo con le zampe per capire il contenuto di zuccheri. Immagina come sarebbero i ristoranti se le persone mangiassero coi piedi. Le ali delle farfalle sono trasparenti. Che dici? È vero, nel nostro immaginario le farfalle sono esseri colorati e vivaci, eppure hanno le ali trasparenti. Sono ricoperte da migliaia di squame minuscole che riflettono la luce in diversi colori. E sotto a tutte quelle squame ci sono vari strati di chitina, la stessa proteina che costituisce l'esoscheletro di un insetto. Questi strati sono così sottili che ci si vede attraverso. Le farfalle vivono per sole 2-4 settimane. La loro età si può capire dalla qualità delle loro ali. Con l'età iniziano a cadergli le squame e rimangono delle macchie trasparenti. I moscerini della frutta sono stati i primi esseri viventi ad essere inviati nello spazio. Mito o realtà? Realtà. Molto tempo prima di inviare cani o esseri umani nello spazio, gli scienziati hanno studiato le reazioni dei moscerini della frutta alle radiazioni e ai voli spaziali. Ciò ha aiutato a prevedere come le condizioni spaziali e la gravità zero potessero influenzare gli esseri umani, dato che condividiamo molti geni con i moscerini della frutta. Dopo diversi decenni di ricerca, il 20 febbraio 1947, i moscerini della frutta divennero i primi organismi viventi ad andare nello spazio e a tornare. I bruchi hanno due occhi. Mito o realtà? Questa è una leggenda. La maggior parte dei bruchi ha 12 occhi, chiamati stemmata. Se ne guardi uno da vicino, potrai vedere 6 piccoli occhietti su ogni lato della sua testa. Solitamente un paio di occhi è posizionato più vicino alle antenne. Viene immediato pensare che con 12 occhi la loro vista sia eccellente, ma non è così. I bruchi usano la vista per distinguere luce e oscurità, per orientarsi. Ecco perché a volte i bruchi muovono la testa da un lato all'altro. Forse gli piace la musica rap? Beh, gli scienziati sostengono che gli serva per capire la distanza tra gli oggetti. Alcune specie di bruchi hanno tra i 10 e i 14 occhi, ma di solito si tratta di esemplari più primitivi, che hanno anche diverse caratteristiche, che li rendono diversi dalle altre falene e farfalle. Gli scorpioni respirano sott'acqua, vero o falso? Falso. Sebbene gli scorpioni non siano ottimi nuotatori, riescono comunque a immagazzinare ossigeno per sopravvivere sott'acqua. E alcune specie possono trattenere il respiro fino a 6 giorni. Gli scorpioni possono sopravvivere sott'acqua grazie ai cosiddetti polmoni a libro, che tra l'altro somigliano davvero a un libro. Le pagine dei polmoni agiscono come membrane che immagazzinano ossigeno. E dato che gli scorpioni non usano molto ossigeno sulla terraferma, possono immagazzinarlo nei polmoni. Quando entrano in acqua possono sguazzare spensierati per circa 48 ore. Dopodiché devono uscire dall'acqua per inspirare di nuovo. E questa piccola creatura carinissima si chiama pseudoscorpione. È lo scorpione che trattiene il respiro più degli altri. Eh sì, può trattenere il respiro fino a 17 giorni.